ANC Awards 2011 è MNC Saci, la vincitrice del premio speciale dell'editore Davide Controgolia, Agenzia dell'Anno. E proprio con i membri dell'MNC Saci vogliamo un po' fare il punto dell'agenzia che è nata proprio un anno fa. Iniziamo con Carlo Noseda. Siete nati a giugno 2010, proprio nel 2010 avete vinto circa una decina di gare e altre 5 nel 2011. L'ultima in realtà, insomma, è un incarico veramente molto prestigioso, il BTL Direct e Digital di Sky. Questo premio mi sembra proprio che venga a coronamento di un anno boom, no? E quindi un regalo di compleanno meritato, no? Sì, un bellissimo regalo di compleanno che un po' corona un anno di lavoro tostissimo da parte di tutta l'agenzia, dei miei soci, di cui ce ne sono due, mancano, ricordiamo, Jonathan Grandi e Silvio Meazza, che non stanno partecipando a questa intervista. E sì, 4 gare in realtà, la quinta speriamo arrivi presto. Iniziato tutto sotto Natale con Fastweb, che è una bellissima vittoria, Genertel, Leroy Merlin e infine Sky, clienti specializzati in discipline diverse che ci hanno un po' permesso intanto di crescere e di soprattutto strutturarci per offrire un servizio davvero integrato. Come sai, nascendo in un momento come questo è anche più semplice creare un'agenzia che davvero funziona in modo liquido, come diciamo noi. Come si fa ad essere un'agenzia integrata e a coniugare creatività classica ma anche BTL, abbiamo visto con Sky, Direct e Digital? Lo si fa con le persone, lo si fa scegliendo le persone che hanno un atteggiamento, no, integrato, per cui sono capaci di lavorare con gli altri, amano sedersi intorno al tavolo, non sono gelose delle proprie idee ma anzi le condividono. E poi credo che sia proprio un fatto anche generazionale, credo che le persone, i nuovi talenti di oggi non nascano con dei preconcetti di ciò che è bello, ciò che è brutto, ciò che è above, ciò che è below. Noi affrontiamo tutto e davvero con la stessa passione. Vincenzo Gasbarro, passiamo alla creatività. In vista anche di questo nuovo budget, immagino che il vostro reparto creativo stia crescendo e anche si stia ristrutturando. La domanda è come? Bella domanda, no, nel senso che noi eravamo pronti a questo impatto, ma non pensavamo che ci fosse questo impatto. In realtà stiamo praticamente passando metà del nostro tempo a cercare gente che la pensi un attimino come noi, che ami contaminarsi, stiamo cercando di dirigere questa regia praticamente di persone, mischiando veramente le diverse professionalità. Insomma, chi troviamo nel vostro reparto creativo? Direttori creativi, art, copy e poi? Intanto ci sono i copy che lavorano in diretto, stretto contatto sia con gli art che con i digital designer, che con graphic designer. Stiamo cercando di fare un reparto creativo amalgamando tante figure professionali senza separarle in diversi ambienti. Praticamente. Nuovi arrivi per lavorare su Sky? Abbastanza, Sky ci ha chiesto una bella potenza di fuoco ovviamente e noi stiamo cercando di restituire la fiducia che loro ci hanno dato anche condividendo con loro le varie figure professionali e comunque lo stimolo viene anche per me, Luca, perché anche noi siamo direttamente sul pezzo praticamente. Quindi insomma io volevo capire da qui ai prossimi mesi di quanto crescerete per lavorare su un cliente come Sky. Noi ci immaginiamo ora siete circa una trentina di persone, arriverete entro fine anno a... In questo momento ogni settimana siamo 2-3 persone nuove, pensiamo di arrivare a 50 persone entro un paio di mesi, massimo. Voi avete una filosofia di azione in agenzia, no? È quella che applicate quando partecipate a una gara? Sì, nel senso che litighiamo tutti subito invece che litigare dopo, decidiamo immediatamente quale deve essere questa che chiamiamo brand idea, che è un punto di partenza centrale, che serve da fonte ispiratrice per tutti i lavori che vengono, indipendentemente dal mezzo che riteniamo necessario utilizzare. Insomma, ha funzionato questa filosofia, mi sembra. Come pensate di chiudere l'anno? Ma ha funzionato, sì, nel senso che poi anche probabilmente il fatto di mettersi sicuramente in prima persona, cioè di esporsi direttamente, è gratificante e responsabilizzante allo stesso tempo. Però comunque probabilmente guardando negli occhi gli interlocutori con cui hai a che fare riesci a capire sicuramente meglio e ad essere anche un po' più deciso e fermo quando devi discutere di determinate cose. L'anno speriamo che
non so se dire se continui così, perché io così tanto non ho mai lavorato in vita mia, però comunque adesso siamo proprio veramente agli inizi, abbiamo stabilito quello che dobbiamo stabilire, adesso dobbiamo strutturarci bene per farlo funzionare veramente, ma veramente bene. L'agenzia del futuro è chiamata ovviamente a non essere più semplicemente un fornitore di servizi, ma sempre più un consulente per l'azienda, e questa è la strada che avete intrapreso in base anche alle richieste dei vostri clienti? Ma come dicevi prima, la nostra filosofia è brutally simple, no? Quindi brutal simplicity of thought, e noi ci stiamo posizionando per dare un punto di vista, noi andiamo dai clienti e gli raccontiamo quello che pensiamo che sia giusto per loro, e quando sei in una startup, sei all'inizio e in realtà devi decidere che vestito indossare, noi abbiamo deciso di andare a dire quello che crediamo, poi ci sono gare che possono andare bene, gare che invece perché non ti vogliono ascoltare o perché semplicemente non vogliono ascoltare il tuo punto di vista saranno perse, però come diceva Luca prima, litighiamo subito, decidiamo che cosa vogliamo andare a dire e la raccontiamo. Quanto conta per voi il rimborso spese per aderire o meno a una gara? Beh, il nostro punto di vista costa, quindi gradiremmo che fosse pagato, poi se uno decide di usarlo bene ci pagherà di più, se decide di non usarlo ci ha chiesto un punto di vista. Quindi alle gare senza rimborso voi dite no? Alle gare senza rimborso soprattutto adesso no, perché chiaramente dobbiamo anche essere, come diceva Luca prima, capaci di costruire un'agenzia, di farla funzionare, ma sempre di più no a quelle gare dove non c'è chiaro quello che dobbiamo fare, per cui se dobbiamo dare un punto di vista e non abbiamo capito insistiamo, se vediamo che non capiamo sarà per il prossimo giro. Ringraziamo Carlo Noseda, Vincenzo Gasbarro e Luca Scotto di Carlo, Elena Colombo a DV Express TV.